Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Breakfast e faremo le ultime tre gare della carriera Challengers. Non ho capito perché sta cosa vibra. Va bene, una banda di piloti rinnegati agli ordini di un sicario chiamato Wolf ti ha sfidato a gareggiare all'alba e ha scommesso che riuscirai a battere tutti. Vediamo se sei solo chiacchiere e distintivo. Va bene, gruppo B americana. Americana del gruppo B è la Road Slayer. Solo questa possiamo usare? Quanto pare. Però l'Andrei. Ah, è una gara di 6 giri. Va bene. L'Andrei un po' a sviluppare. Quali sono gli obiettivi? Sbandare 50 metri. Ok. Quindi lasciamo i danni su normale e la potenziamo un attimo. Eccoci arrivati al Boulder Bank Circuit, ragazzi. Allora, visto che qua è tutta ghiaia, mentre le sospensioni è abbastanza morbide. E il differenziale è un po' più aperto, così non... No, lasciamo lo standard, dai. Così non ci si va in testa a coda. Siamo solo 8, però 8 sportiveggiantissimi. Guardate, sono tutti più forti di noi. Noi abbiamo 200... Non si vede un cazzo. 213. Questi hanno 222 di punti prestazione. Quindi sono più cazzuti. Io ho piazzato due paraurti qua e là, giusto in caso. E una. E due. Dai, dammi anche la terza. Grande così. Amy Breaker, attenzione. Spintona, Amy Breaker. Faccia poco lo spiritoso. Stanno gli alberi, io li approfitto. Altrimenti che ce li hanno messi a fare sti alberi, no? Se non per buttarci la gente sopra. Boom. Attenzione, Max Rusher. Scusi. Madonna. Che una scodatina gli ho dato. Cioè non è che... Attenzione, anche il seme. Tornate sempre su un altro albero. Grande così, bravo. Così si fa. È tornato giusto per andare sull'altro albero e finire l'opera di distruzione. Attenzione, Sledgehammer ha voluto controllare se il muro tenesse sugli impatti. Tra l'altro pochi danni, ragazzi, solo di carrozzeria. Grande così, abbiamo fatto bene a mettere quelle barre sull'anteriore e sul posteriore, che guardate, il posteriore c'è ancora, l'anteriore se n'è venuto, però almeno ci ha parato un paio di spintoni. Oppela. Occhio. Problemi in staccata. Adesso non so come faccia a vedere il nostro pilota, visto che c'ha dei detriti, ecco, sul parabrezza. In questo momento abbiamo 50 metri di vantaggio perché ci sono 4 secondi tra noi ed Amy Breaker. Attenzione, gomme. Mamma mia, però che rischio, ma come l'abbiamo fatta? Le gomme ci hanno aiutato a frenare la nostra corsa, che sennò saremmo andati sul muro diretti proprio. Occhio qua. Se ne va. Oppela. Stiamo guadagnando, ragazzi, 5 secondi quando prima erano 4 e qualcosa. Oppela, una murata ce la siamo presa. Vabbè, fa niente, dai. Adesso sono diventati 3 secondi, abbiamo perso tanto vantaggio in quel errore. Guadagniamo tanto nei punti veloci, tipo questo. No, però abbiamo riguadagnato effettivamente il secondo perso. Il nostro squalo è il segreto. La pinna aerodinamica dello squalo ci aiuta ad entrare in curva con più sportiveggianza. Guarda, in questa situazione lo squalo con la sua pinna ci dà più aderenza, no? È normale. Vi ricordate quando le Formula 1 avevano la pinna dietro? Ecco, anche noi
in questo momento stiamo usando la stessa strategia, con la scusa di avere lo squalo per abbellimento. Attenzione. È proprio a quella curva che perdiamo tanto, anche se non diamo il bacetto sul muro. Poi qua riguadagniamo. A tavoletta sta curva. Grande così, c'è un pezzo sospeso lì nell'aereo. Miglior giro. Abbiamo abbassato di 2 secondi il record. E mi breaker però non molla, eh. È sempre lì tra i 4 e i 5 secondi. In attesa che noi facciamo qualche cagata. Che su circuiti come questo è sempre dietro l'angolo. Occhio. Attenzione, c'è stato un demolito che infatti ci ha fatto rallentare. Ecco, e questo è proprio quello che sperava Amy Breaker, secondo me. Stando lì incollato. Qualcosina sicuramente l'abbiamo persa. È strano trovare dei demoliti quando si è solo in 8 e per giunta hai messo i danni su normali e ciao. Mi sa che Amy Breaker deve fare una brutta fine adesso. Vai Amy Breaker, passa. Vai. Non niente, dobbiamo cercare di guadagnarceli sti 50 metri. Un secondo sono 50 metri secondo voi? Adesso sono 7 decimi, ora di nuovo un secondo. Entriamo molto piano in quella curva perché entriamo in derapata, poi acceleriamo presto, quindi la derapata a tutti gli effetti ci aiuta a chiuderla. Facciamo meno percorrenza, ma almeno. No. All'ultima curva, no. Un secondo e due, dovrebbero essere 50 metri. Sì, dai. Sono positivo, sono fiducioso che siano 50 metri. Sì, 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 abbiamo beccato l'obiettivo. Grande così, ragazzi. Mamma mia, che gara tiratissima. Incredibile. Allora, ci facciamo le ultime due, che dite? Se mi fa andare avanti, ok. Allora, dobbiamo fare questa Stunts Death Loop. Ah, e qua ci divertiamo. E qua ci divertiamo perché siamo al Death Loop. Vediamo con che macchina possiamo andare. Qua io andrei di prepotenza con, che ne so, una Killer B, no? Una Killer BS. Queste sono del gruppo A. Dai, è una gara, non è una demolizione, quindi sono 3 giri, sì e no. Andiamo di Killer BS. Quanti giri sono? 3, infatti. Qua è... il suggerimento è quello di demolire tutti, però in 3 giri non ce la facciamo, quindi... però dobbiamo causare 500 danni, aspetta, aspetta. E a questo punto io andrei di War Wagon, che male non è come velocità. E possiamo anche fare discreti danni. Dai, andiamo. Eccoci ragazzi al Death Loop. Sono 3 gare addirittura, quarti, semi e finali. Quindi 3 giri per ognuna, ragazzi. Quindi facciamo questo e poi ci lasciamo. Dobbiamo fare 500 danni. Già ci hanno tamponato. Ciao, e se ne va. E dai, levati.
Qua facciamo i danni. Non so se ve l'ho mai portato il Deathloop. Però è divertentissimo fare il Deathloop. E ci andiamo subito. Guarda qua, boom. Questo ci è saltato sopra letteralmente. Attenzione, gente che si solleva. Madonna, l'ho preso. Niente. L'ho preso sulla coda mentre quello stava facendo la prima parte del Deathloop. Bellissimo, bellissimo. Ecco, ecco, è tutto un incrociarsi il Deathloop. Night Devil, scusi, ma lei con sto macinino che cosa vuole fare? Faccia poco lo spiritoso. Quanti danni abbiamo fatto? Già 340, ragazzi. Io andrei di leggiadria adesso, verso la fine della gara. Guarda come impenna, siamo leggermente sbilanciati dietro con la bara lì. Qui c'è qualcuno, a quanto pare, il nostro rivale. Senti come schiaccia la macchina. Attenzione, brute force. Ce lo stiamo inchiappettando, scusi. Brute force. Hai rotto la minchia. Che cos'è? Attenzione. Ci siamo infrociati sulla Nexus RX. Night Devil torna in testa. Ancora per poco. Occhio che si vola. Eldorado qui come sponsor. Molto instabile la War Wagon con la bara dietro. Ricordiamo che nel tempo libero facciamo i becchini. Quello si sta suicidando andando fuori dalla pista. Occhio. E andiamo a vincere la prima manche, i quarti di finale. Che poi la Killer Bee ci stava, dai, a tutti gli effetti. Poteva anche essere utile averla Killer Bee, saremmo andati più veloci. Però dai, ormai siamo con la War Wagon, ci divertiamo con questa. Andiamo alle semifinali, partiamo subito. Siamo qualificati al primo posto con la nostra macchina da guerra, letteralmente. Aspettiamo che carica. Quindi alla fine l'ultima gara saranno 6 giri. Sti cazzi. Ok, andiamo. Abbiamo fatto tutte le mete, sì. Attenzione, Ranged Kitty è tornato. Però quasi quasi ci conveniva mettere i danni surrealistici. Ci sarebbe stata più distruzione. Oppela, si vola. Guardala come va. La nostra War Wagon è... Ci siamo beccati una macchina sul frontale. Ma siamo ancora in prima posizione. Dai così. Cerchiamo di fare il salto qua, così evitiamo di infrociarci sulle macchine che passano. Infatti c'era una Killer Bee che sarebbe morta malissimo. Miglior giro. Si vola qua. Impenna la nostra War Wagon. Aia, sul fianco. Atterraggio non proprio morbido. Attenzione. Volano. C'è un pezzo che se n'è venuto e ci ha rallentato, rischiando di mandarci in vacca il Deathloop. Attenzione, la Killer Bee si è salvata per un soffio, per 2 metri. Non l'abbiamo beccata. Qua mi sono dimenticato, ma ugualmente abbiamo un vantaggio di sicurezza che ci permette anche di non fare il salto, perché ugualmente gli altri sono abbastanza lontani. Aio. C'è qualcuno comunque che si è demolito al Deathloop, eh? Sì. C'è un cristiano lì. Attenzione! Mamma mia, i rischi. Ultimo rettilineo prima dell'arrivo e andiamo a vincere anche questa gara.
anche la semifinale. Andiamo in finale, ragazzi. Ci sono anche auto del gruppo C, tra l'altro, quindi leggermente depotenziate, ma più corazzate a quanto pare. Dai, dai, facciamo la finale. Saranno sicuramente 6 giri, il doppio di quelli. Che avevamo finora. Allora, il tempo che carica, ragazzi. E andiamo in pista. Quanti giri so? 6, benissimo. Abbiamo raggiunto tutte le mete. Possiamo andare di leggiadria verso l'infinito e oltre. Ci hanno già tampinato male. Non ci dobbiamo perdere il signore qua dietro, che dopo ci abbiamo un funerale. Mamma mia, guarda qua il bordello che si genera a sto salto. C'è qualcuno che è rimasto attardato, tra l'altro, e giustamente si è beccato una trambata nei sensi. Almeno questo ho visto dalla minimappa, eh. Si vola? Tiralo il freno a mano, vai così. Falle fischiare ste gomme. Attenzione. Attenzione. Porca vacca, che botto. Scusi, lei dietro sta bene? Se non risponde la prendo come tacito assenso. Oppela. C'è qualcuno che sta andando contromano? O mi sbaglio? Attenzione, qua ci incrociamo. Cerchiamo di limitare i danni, ok, non ci siamo trovati nessuno davanti, fortunatamente. Ma dietro chi c'è? Vabbè, non sarà uno... sarà un doppiato, ecco. Adesso è atterrata bene, non capisco perché ogni tanto si mette di traverso e so cazzi poi. Attenzione! Oppela! Qualcuno si è demolito qua, attenzione! Troppo divertente sto gioco, quanta distruzione! Guarda qua, si vola. Oppela, siamo atterrati di nuovo su un fianco. Abbiamo rotto gli specchietti. Va bene, fa niente. Non ce li avevamo già prima. Facciamo anche l'altra strada, ragazzi. Vi voglio far vedere l'altra via. Leggermente più lenta, però. Boom! È morto. Ho un posto dietro, se vuole, eh. Attenzione. Madonna, eh no, il mister. Ma mi scusi, c'è il funerale alle 3:30. Ma no. Vabbè, ce l'andremo a ripescare dopo. Che dobbiamo fare? Ci hanno beccato giusto giusto la parte posteriore. Tra l'altro non lo vedo più, dove è finito? Ah, eccolo, eccolo, è ancora qui, ancora qui. Aspetti, non se ne vada, non si muova. Torno subito da lei, finisco sto giro e ritorni. Aio, aio. Amy Breaker si è preso una trambata sul culo. Attenzione! E niente. Quell'uomo è morto. Ho posto dietro, eh. Attenzione, non ce l'avrei fatta a fare il death loop. Quindi ho fatto una piccola magagna. Anche non facendo il death loop ce l'abbiamo fatta a chiudere. Dov'è il mister?
Ma mi scusi, dove l'hanno buttato? Non c'è più, mannaggia. Dovremmo fare il giro della pista a piedi per ripescarlo. Vabbè. Nel frattempo, ragazzi, anche questa è andata. Che dite, ce la facciamo un'altra? Magari l'episodio uscirà più lungo del solito, ma chi se ne frega. Così finiamo la serie, no? Finiamo la serie Challengers. Ok, allora. Dobbiamo fare questo. Wagon vs Wagon. Savolax Sandpit. Giri 3. Preso più turni. No, allora ragazzi, ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio con l'ultima gara. L'ultima gara della Challengers. Un bacione, ciao a tutti.